Buongiorno, buongiorno a tutti. È un grande piacere per me essere qua con voi in un momento così importante per la giovanile del Partito Democratico. Siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra città il primo congresso nazionale della più grande organizzazione giovanile di partito del nostro Paese. Vi porgo dunque il saluto e il benvenuto più caloroso della città di Siena e di tutta l'amministrazione comunale. La nostra città ha sempre avuto ed ha una forte vocazione per il confronto, per il dialogo, per la discussione. Oggi è molto bello che siate voi, ragazze e ragazzi venuti da ogni parte d'Italia, a dare voce a questa passione. Un saluto particolare lo voglio rivolgere a Massimo D'Alema, al segretario Fausto Raciti, al coordinatore della segreteria Donato Montibello, ad Andrea Biagianti, a Giuseppe Bonura, segretario provinciale e comunale della Giovanile Senese, ed a tutti voi che avete consentito, anche con grandi sacrifici e facendo viaggi faticosi, di fare di Siena oggi una città aperta al confronto e al dibattito politico. E come ha detto Ugo prima di me, c'è bisogno di politica proprio in questi tempi in cui l'antipolitica, che è l'infa vitale del populismo, vorrebbe prendere definitivamente il sopravvento. Il Partito Democratico, il nostro partito, è un partito ancora giovane, ma ha il dovere e la naturale vocazione ad aprirsi alle giovani generazioni per superare quel muro tra politica e società, portandosi in prossimità ed in stretto contatto con i problemi reali, con le questioni aperte nel nostro quotidiano. Una sfida, quella del quotidiano, che in questi primi mesi di esperienza da sindaco ho potuto sperimentare in prima persona. È l'aspetto più bello e anche più difficile del mestiere del sindaco e più in generale dell'amministratore pubblico. Bello perché ti proietta direttamente nel cuore della città, di cui vivi ogni respiro e impari a conoscere ogni risvolto. Difficile, difficile perché rischia di farti perdere la prospettiva e la visione del futuro e dei grandi temi che chi governa ha il dovere di tenere sempre in mente anche quando la quotidianità è incalza. Con questo spirito credo che anche il Partito Democratico debba guardare al futuro, ai problemi e alle prospettive delle nuove generazioni. In una delle pagine del vostro sito, intitolata Il futuro che ci interessa, c'è una bella frase di Groucho Marx e che voglio fare mia e condividere con voi. Il futuro mi interessa, è lì che passerò il resto della mia vita. Ecco il futuro che interessa alla gente della mia generazione. Siete voi che rappresentate il domani delle nostre città e del nostro paese. Parlare di futuro significa anche parlare di sogni, di emozioni, di speranze. Occorre però dare gambe ai nostri sogni, altrimenti, come ebbe a dire qualche tempo fa il nostro segretario Pierluigi Bersani, proprio incontrando i giovani democratici, il sogno diventa favola. E allora parlare di futuro significa parlare di lavoro, di accesso alle professioni, significa parlare di stage retribuiti, di possibilità di avere una casa e di vedere applicato quell'articolo 49 della Costituzione, che disciplina la democrazia interna a partiti. Per fare questo serve una nuova generazione di italiani che vogliono davvero cambiare il nostro Paese, riuscendo ad avere pensieri lunghi e pensieri nuovi. Serve quindi una generazione democratica. Lavoro, futuro, giovani, Italia, in queste quattro parole c'è il destino della nostra città e dell'intero Paese. Il mercato del lavoro italiano si trova attualmente in una situazione molto critica, determinata da fattori in parte strutturali e in parte congiunturali. Come afferma il demografo Alessandro Rosina, è necessario aiutare i giovani a guardare lontano e per guardare lontano occorre mettere in atto progetti e investimenti che ci permettano di percorrere strade di sviluppo su scala regionale e nazionale. Sviluppo, merito e innovazione non sono solo parole da ripetere come un mantra senza significato. Sono al contrario l'unica strada percorribile per uscire dalle secche della crisi. Del resto, i paesi in cui si dà più spazio e importanza all'innovazione sono anche quelli in cui i giovani si trovano ad essere maggiormente incentivati a diventare autonomi e sono anche i paesi che crescono di più. La riforma del mercato del lavoro, con l'approvazione ieri nel Consiglio dei Ministri, arriva in ritardo, perché da tempo andavano varate misure in grado di offrire maggiori opportunità ai giovani e di contrastare la precarietà. Non si tratta di contrapporre le generazioni o di contrapporre i garantiti con i non garantiti, ma di includere nei diritti il maggior numero di soggetti possibili. Un disegno che avrebbe trovato un maggior compimento, a mio avviso, se il Governo avesse disposto di maggiori risorse
o se avesse chiarito fin dall'inizio che sugli ammortizzatori non c'erano i soldi sufficienti. E ha ragione il Presidente della Repubblica quando dice che il problema drammatico sono le crisi aziendali, che hanno come conseguenza licenziamenti per riduzione o cessazione di attività produttive. Colgo l'occasione per rinnovare la mia solidarietà e quella del Comune di Siena e della città a tutti i lavoratori che qui e ovunque stanno lottando per salvare il loro posto di lavoro. Servono risposte dunque, ma occorre che queste risposte siano condivise in un paese già in emergenza economica e sociale e che deve metabolizzare una riforma delle pensioni durissima e che produce e produrrà nuove chiusure sul mercato del lavoro a causa di permanenze coatte prolungate che non lasceranno ancora ulteriore spazio ai giovani. Non sarà facile nelle prossime settimane trovare un equilibrio. La decisione del Governo di non procedere per decreto e di affidare la riforma ad una legge delega deve agevolare a questo punto il recupero di un'intesa sull'articolo 18, sul quale condivido pienamente la posizione assunta in questi giorni dal segretario Bersani, proprio perché la cultura della monetizzazione dei diritti non appartiene al modello sociale europeo. A questo proposito sarà interessante vedere quale giudizio verrà dato sul governo liberista del continente già con le prossime elezioni che si terranno in Germania e in Francia. Il governo italiano, che ha certamente accumulato grandi meriti nell'aver evitato il default del Paese, ha una grande autorevolezza che deriva dalle sue competenze e dal profilo tecnico, ma non può in questa fase e non deve scivolare verso culture che nel continente hanno già fallito e portato l'euro verso il baratro. Ecco, per concludere, vi auguro di aver trascorso delle giornate belle nella nostra città, di averne apprezzato la bellezza, il suo civismo e di poter tornare a Siena da cittadini di questo paese che vivono la politica con spirito di servizio, che amano la politica e che non si fanno intimidire da chi la politica la vorrebbe separare, soprattutto dai giovani. Buon lavoro.